Il nostro concetto di inerbimento si rivolge al discorso di biodiversità. Pensiamo che un terreno che sia ricco di erbe di diverso tipo sia più completo, dia un terreno più completo. Abbiamo moltissime specie diverse e non è nostra abitudine tagliare l'erba. Questa cade naturalmente o viene calpestata e in questo modo crea una sorta di protezione, una sorta di pacciamatura che protegge il terreno dall'irradiazione diretta del sole, quindi evita l'evaporazione nel caso di annate troppo calde, oppure assorbe acqua nel caso di annate piovose. A volte mi chiedono se esiste una competizione, esistono problemi con le viti, e secondo noi non c'è alcun problema perché qui sono viti di 60-65 anni, le radici arrivano a 10-15 metri di profondità, anche 20 a volte, e anche qualsiasi erba annuale ha una radice che può arrivare ai 50 centimetri, ma al massimo al metro, quindi sono strati completamente diversi. Quest'erba poi marcendo alla fine dell'anno crea dell'humus e secondo noi questo va a reintegrare la sostanza organica che in piccola parte viene portata via, viene raccolta, viene portata via tramite la vendemmia e anche se il quantitativo è minimo di sostanza organica che viene data, questo va a riequilibrare questa carenza. Per nostra fortuna qui non si può vedere benissimo che non si utilizzano diserbanti o pesticidi di alcun genere, quindi c'è la possibilità anche per piccoli animali di vivere, ed è veramente molto importante per l'impollinazione, è veramente molto importante per tutti i cicli del vigneto e anche per noi perché lavorare in un ambiente naturale vivo ci permette di lavorare meglio e vivere meglio che non in un ambiente inquinato e morto. E qui abbiamo tantissime varietà diverse di erba, alcune anche molto utili, abbiamo tanto favino selvaggio, selvatico, trifoglio pratense, qui si può vedere benissimo. E il nostro concetto appunto di non sfalciare l'erba nasce dall'idea che l'erba quando viene sfalciata non subisce dei grossi stress, ma se viene sfalciata diverse volte, poco per volta, alcune varietà si vanno a selezionare e altre vanno a morire. E normalmente le varietà che si vanno a selezionare sono sempre varietà più resistenti ma meno interessanti per l'agricoltura. Quindi lasciando l'inerbimento perenne e non tagliandolo abbiamo la possibilità di avere molta più biodiversità e anche specie molto più interessanti per la viticoltura. E guardate anche come vengono bene via le radici. Il terreno deve essere soffice per garantire un buon lavoro delle radici della vite. Tirando via le piante qui vengono via benissimo, sono terreni veramente vivi. E non si potrà sicuramente sentire, però c'è un buon profumo.